Salve a tutti amici e benvenuti in un nuovo vlog, è meglio ancora dire un car vlog, perché sarà tutto quanto completamente in macchina molto probabilmente. Questo è un video dove voglio raccontarvi, aggiornarvi su quello che sto facendo, perché sono stato un pochino più assente sul canale. Tutto questo naturalmente perché il lavoro mi ha completamente inghiottito nel periodo delle feste, il periodo festivo. E vorrei raccontarvi anche di un nuovo progetto che sto portando avanti. Questa volta però è un mio progetto personale, quindi posso parlarvene e anzi voglio parlarvene per raccontarvi e tenervi aggiornato passo passo, perché è un progetto per YouTube, non per YouTube società, ma per YouTube, un progetto per realizzare dei contenuti che vadano sul web, e la piattaforma di base naturalmente, come detto, sarà YouTube. È un progetto un po' ambizioso e particolare, dove io non sono probabilmente pienamente in grado e capace di gestirlo completamente da solo, senza fondi assolutamente, ma mi piacerebbe poterlo fare. Tutto parte da un concetto di base. Per me YouTube si divide in tre categorie fondamentali: la categoria delle news, la categoria della formazione e la categoria dell'intrattenimento. Ora, fino ad oggi io sono stato su YouTube con il mio canale YouTube nelle prime due categorie, informazione e formazione, ma una cosa che a me piacerebbe fare è entrare nella terza categoria, ossia quella dell'intrattenimento. Mi rendo conto però che io non sono un personaggio intrattenitore, se non per chi mi segue e piacciono i miei tipi di contenuti. Ad esempio, questo è un contenuto di intrattenimento, perché non do nessuna informazione, oppure non sto spiegando nulla. Quindi questo è un contenuto che voi state guardando per puro intrattenimento, ed è quello che vorrei fare. Ma come lo voglio fare e a chi voglio rivolgerlo? Voglio rivolgermi non a voi grandicelli, ma voglio rivolgermi ai bambini. Come? Con l'animazione. Io nella vita, come sapete, sono un digital artist, quindi mi occupo di motion graphics, sono un montatore, mi occupo di post-produzione generale, di effetti visivi. E nel mondo della motion graphics, naturalmente, lavoro tanto in animazione 3D, in animazione 2D, naturalmente rivolta sempre e molto a tutto il lato advertising e corporate. Quindi praticamente io mi rivolgo sempre solo ad aziende e per loro creo questo genere di contenuti. Ora, quello che vorrei fare io è realizzare un canale completamente dedicato ai bambini, dove creare dei cartoni animati, non proprio cartoni animati, ma dei video in animazione 2D, 3D mista, ed è un progetto, quindi quello che voglio realizzare è una web TV, in poche parole, con redatta da sito web, con dei giochini per i bambini, per un target molto ma molto piccolo, che vada dai 0 ai 4 anni fondamentalmente. Quindi perciò dicevo non a voi, ma potrebbe interessare probabilmente a chi di voi ha dei pargoli. Io non ho avuto ancora questa fortuna, spero di averla nel prossimo futuro, ma io amo i bambini e vedo in loro grandi potenzialità, perché oggi i bambini nascono con nascono digitali, quindi nascono con il cellulare in mano, con lo smartphone in mano, nascono davanti a un computer, e quindi è anche normale voler pensare a loro in prospettiva futura, perché sembra brutto dirlo, ma è un mercato che non morirà mai, perché i bambini nasceranno sempre, ci saranno sempre bambini che usufruiranno di questi contenuti, un po' come noi da bambini guardavamo i cartoni animati in televisione, e ancora tutt'oggi c'è chi, una parte del pubblico li guarda ancora tutt'oggi, come vediamo tutto il lato di chi guarda gli anime in TV o li guarda sui servizi di video on demand. Il concetto è praticamente lo stesso. Quindi io voglio realizzare una piccola piattaforma di video on demand, di cartoni animati completamente originali, quindi realizzati tutti quanti da me, molto semplici per bambini piccolini, quindi che vadano da 0 a 4 anni, con contenuti che siano sia di intrattenimento e sia di insegnamento per loro,
perché si sa, questi cartoni animati per i piccoli devono avere all'interno, devono essere comunque dei video, dei istruttivi che insegnino loro qualcosa, ad esempio i colori, i numeri e quant'altro. Quindi sto cominciando a lavorare al progetto, il progetto normalmente già ce l'ho ben chiaro in mente, per ora non cerco ancora dei finanziatori, anche se il progetto è parecchio ambizioso, perché mi rendo conto che realizzare una mole di contenuti per una mole piuttosto elevata di contenuti è abbastanza arduo farlo da solo. Purtroppo in questo momento di startup non ho la possibilità di affiancarmi ad altre persone. Spero che avviando il progetto nascano delle opportunità e mi permettano di portare all'interno altri come me, animatori, motion designer. Anzi, se c'è qualcuno tra di voi che vuole partecipare, mi scriva una mail. Trovate sempre tutto nelle informazioni, nelle descrizioni qui sotto, oppure mi scriva un commento, poi nel caso ci sentiamo mi contatti sui vari social. Ed ora sono ero a casa perché stavo lavorando ad un progetto che avevo sul un lavoro che avevo sul computer di casa, non in ufficio, e sto andando in ufficio perché è arrivato un pacco. Ora, questo pacco, questo oggetto che ho comprato, mi servirà per lavorare proprio a questo progetto. Cosa ho comprato? Lo scoprirete tra poco. È una cosa molto comune che in tanti hanno, ma io ho sempre utilizzato pochissimo e quindi non l'ho mai avuta, anche perché ho sempre avuto Mac. E questa cosa che ho comprato, purtroppo dovevo scegliere un determinato modello. Ora che sono passato a PC avrei potuto prenderne tanti altri, ma alla fine ne ho scelto uno che comunque vada bene anche per Mac. Ma adesso vi mostro che cos'è. Ritirato il pacchetto. Ok, così dovreste riuscire a vedermi, purtroppo non è l'inquadratura migliore, me ne rendo conto. Ho qui il pacchetto. Di che cosa si tratta? Facciamo un car unboxing. Allora, di cosa si tratta? Ho comprato una webcam. Ora tutti quanti voi direte: sì Luca, ma tu una webcam non l'avevi già? No, davanti al computer fisso non l'ho mai avuta, l'ho sempre avuta solo sul portatile. E sul portatile, dato il fatto proprio che è un portatile, non ho mai avuto la possibilità di lavorare e di trovarmici troppo bene, anche perché da un annetto a questa parte ho il 13 pollici, che è un ottimo compromesso tra portabilità e utilizzabilità, ma probabilmente non è la scelta migliore per poter lavorare intensamente. Infatti probabilmente l'anno prossimo, quando dovrò fare il cambio del computer, probabilmente prenderò un 15 e venderò la workstation che ho a casa, così da avere solo una macchina che è un portatile, anche se un pochino più ingombrante, ma meglio così. E dato che ho sempre avuto Mac, le mie scelte erano davvero poche in qualità di webcam. Non ho mai avuto la piena esigenza, perché comunque quando devo fare qualche call avevo il portatile, ma adesso per questo progetto, di cui non vi dico ancora il nome, ve lo svelerò un pochino più avanti, ho preso questa, la Logitech C920, che è una delle webcam più rinomate del mercato, una delle più conosciute, una delle più blasonate, anche perché viene letta dai sistemi Mac, quindi è quella utilizzata da tutti i gamers sul mercato. Di sicuro potreste dirmi: Luca, ma potevi tranquillamente comprare una Elgato, ossia quella scheda di acquisizione video che permette di poter collegare una telecamera, una macchina fotografica al computer. Ma in realtà io con questa webcam non ho bisogno di registrare contenuti video, ma utilizzarla come interfaccia. Questo perché per le animazioni che voglio realizzare utilizzerò molto probabilmente Adobe Character Animator, quindi avrò la possibilità di poter utilizzare la webcam per tutte le animazioni facciali e quindi non doverle fare io a mano tutte quante. Quindi è una cosa molto ma molto interessante. Quindi vi lascio il link della webcam qui in descrizione se non avete capito bene qual è il modello. Non ne farò una recensione perché non è un modello aggiornatissimo, è anzi uno dei cavalli di battaglia di Logitech. Quindi semplicemente vi lascio il link qui in descrizione se volete andare a vedere che cosa ho comprato. Continuate a seguirmi in questi miei vlog per scoprire
dove l'andrò ad utilizzare, come special modo l'andrò ad utilizzare, perché ve lo mostrerò. Vorrei che questo progettino, almeno tutta la fase iniziale di startup, sia fatta un po' con voi. Voglio cercare di raccontarvi come l'affronto e come cerco di portarla a termine, perché è abbastanza interessante quello che ho in mente e come voglio approcciarlo. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, questo car vlog vi sia piaciuto. Se avete delle domande potete scrivermele qui nei commenti. Non dimenticate di seguirmi su Instagram, anche su Facebook, di visitare il mio blog. E non dimenticate di iscrivervi al canale, se ancora non l'avete fatto, per seguire tutti i video e tutti gli aggiornamenti. Insomma, cos'altro dirvi? Ci vediamo prossimamente con un nuovo video.